Buongiorno, con la versione 7 di OnePlus, del cellulare OnePlus, è stata introdotta la funzionalità dello screen recorder, cioè del registratore di schermo, per registrare lo schermo di un cellulare o di un tablet Android o di un cellulare OnePlus. Dunque, questa funzionalità, pur essendo stata introdotta con OnePlus 7, può essere installata anche sulle versioni precedenti di OnePlus. Io, per esempio, l'ho installata su OnePlus 3, quindi è probabile che si possa installare anche su OnePlus 3T, OnePlus 5, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 6T. Dunque, vediamo come procedere. La prima cosa da fare è, non è ancora presente nel Google Play Store questa applicazione. Si deve scaricare come file APK, quindi si apre questo sito di cui metterò l'indirizzo non sotto il player del video perché è troppo lungo, lo metterò nel post di cui metterò il link sotto il player del video. Si scarica questa versione che è la più recente, la versione 2.2, che è stata aggiornata recentemente, prima c'era la 2.1. Si va qui su Download APK e verrà scaricato il file APK che poi potrà essere trasferito nel cellulare. Il trasferimento nel cellulare si può fare in moltissimi modi, se non sapete come fare potete usare per esempio anche il Bluetooth al limite o anche con un cavetto. Eventualmente nel mio canale ci sono molti sistemi, vengono illustrati molti sistemi su come trasferire un file dal computer al cellulare. Quando avete, a parte poi non so neppure che se questa pagina si apre anche dal cellulare, se si apre anche dal cellulare, quindi non ci sono assolutamente problemi. Dunque, successivamente adesso vedremo come installare questa APK nel cellulare e come utilizzare Screen Recorder che in italiano viene tradotto come registratore schermo. Dopo aver trasferito il file APK nel cellulare, bisogna essere sicuri che il cellulare sia abilitato per installare tutte le app provenienti da soggetti sconosciuti. Si va su Impostazioni, App e Notifiche, Accesso speciale alle app. Quindi si va su Installa app sconosciute e si seleziona la app che noi utilizzeremo per installare l'APK. In questo caso io utilizzo Astro File Manager e quindi ho messo la spunta, cioè il cursore sulla attivazione. Nel mio caso apro Astro File Manager e vado. In questo caso ho caricato su Dropbox il file APK, quindi apro la cartella di Dropbox in cui è presente il file APK. Ovviamente può essere anche nella cartella download se siete riusciti a scaricarlo direttamente dal cellulare. Apro APK e ci sarà il download del file. In questo caso è stato velocissimo, quindi apri con installazione pacchetti, vado su solo una volta. Quindi vuoi installare un aggiornamento di questa applicazione esistente? In questo caso io ce l'ho già, quindi vado su Annulla, ma chiaramente voi andate su Installa. Dopo aver installato l'applicazione, questa non sarà visualizzabile nell'elenco delle applicazioni che si vedono scorrendo in alto il dito, ma si potrà accedervi dal menu verticale a tendina. Questo qua vedete c'è registratore schermo, eccolo qua, chiudiamo. Se non ci fosse, si va sulla icona della matita e si aggiunge trascinando l'icona dal basso verso l'alto, l'icona del registratore schermo dal basso verso l'alto. Un'altra possibilità è quella di andare qui
nella sezione su cui ho sbagliato, toccato. Dunque, andare in questa sezione specifica dei cellulari OnePlus e aggiungere il registratore schermo con l'icona della matita, tra tutte le opzioni di tutti gli strumenti consigliati, oppure andando su aggiungi strumenti. Quando l'abbiamo aggiunta, per utilizzarla si può andare da qui oppure dal menu a tendina. Quando si tocca si apre questa icona che può essere trasportata dove ci pare. Prima di iniziare la registrazione conviene andare sulla icona della ruota dentata per settare le impostazioni. Qui la prima è quella della risoluzione, che può essere da 3840 fino a 1170 pixel di larghezza. 3840 significa 4K. In questo caso io ho messo 1920x1080, che significa una risoluzione in HD. Velocità in bit, qui è impostata a 24 megabit il massimo. Numero di fotogrammi, in questo caso si può scegliere fino a 60 fotogrammi, cioè questo è il frame rate per secondo. Io ho impostato 30. Sorgente audio, questo secondo me conviene mettere audio del microfono, perché oltre a registrare il microfono, registrerà anche i suoni che escono dal telefonino. Se si mette l'audio interno, purtroppo Google impedisce la registrazione dell'audio del sistema, quindi sostanzialmente non si sente niente, quindi conviene mettere audio del microfono anche per registrare l'audio interno. Nascondi widget mobile, questo è inutile. Mostra funzionamento touch, e questo farà in modo di vedere un cerchietto bianco nel momento in cui si tocca con lo schermo, con un dito sullo schermo. Sospendi la registrazione, anche questo quando lo schermo è bloccato, anche questo è inutile. Per iniziare una registrazione si tocca sulla icona rossa qua. Adesso è iniziata la registrazione e adesso sta registrando tutto quello che accade sullo schermo. Io posso naturalmente andare da altre parti, posso anche registrare l'audio che esce dallo schermo, dal cellulare. Goditi 30 minuti di musica senza interruzioni. Questo chiaramente sarà registrato. Adesso sta registrando non solo quello che parlo io, ma sta registrando anche la musica che esce dal cellulare. Quando si vuole interrompere la registrazione, come vedete, rimane sempre in semitrasparenza. Si va qua per interromperla e si va sulla icona rossa per iniziarla nuovamente e sul quadratino bianco per interromperla del tutto. Quando abbiamo finito, il video verrà salvato in galleria, che possiamo poi eliminarlo direttamente oppure condividerlo oppure aprirlo in galleria. Chiudiamo intanto il registratore andando sulla crocetta. Si va in galleria, si va su raccolte e come vedete su Screen Recorder ci sono tutte le registrazioni. Questa è l'ultima, si può far andare il play, questa è la Adesso è registrazione. iniziata la registrazione e il creato sta registrando tutto quello che accade sullo schermo. Io posso naturalmente andare da altre parti. Posso anche registrare Come vedete, la registrazione adesso magari ho la l'audio che telecamera esce che non dallo funziona come te, schermo, ma dal vi assicuro cellulare. che la registrazione è assolutamente perfetta. Anche come audio.
L'audio magari distorce un po'. Questo chiaramente sarà registrato. L'audio interno viene un po' distorto. Comunque, questo è un nuovo sistema di registrare lo schermo degli OnePlus che io ho installato su questo che è un OnePlus 3 e quindi è sicuramente possibile installarlo anche su un OnePlus 5, su OnePlus 5T, su OnePlus 3T ovviamente e su OnePlus 6 e OnePlus 6T. E questo è tutto. Alla prossima volta.